Voi siete in campo con un progetto antagonista rispetto all'attuale sistema politico, con quali proposte? Beh, noi abbiamo un programma di 20 punti che tutti i cittadini possono studiare, valutare, e abbiamo un candidato premier, quindi siamo, diciamo, da questo punto di vista il massimo della trasparenza, non facciamo alleanze preelettorali, quindi ci presentiamo con questo contenuto all'indomani delle elezioni politiche. Ove non dovessimo avere la maggioranza, si farà un appello a tutte le forze e chi è d'accordo con questi punti potrà votarli senza scambi di poltrone o accordi per posti da ministro o sottosegretario. Ecco, ma nel tempo dato possiamo cercare di individuare quali sono le priorità che vi date e cosa fare, ad esempio, su temi come il lavoro, l'economia, i migranti? Allora, partiamo dall'immigrazione, che mi pare essere, soprattutto alla luce dei recenti fatti di cronaca, un tema particolarmente sentito. Noi siamo in Europa e per noi l'Europa è la casa madre. La politica europea, per certi versi, non si può neanche considerare per noi una politica estera. Riteniamo di dover porre al centro dell'attenzione della politica europea il tema della gestione dell'immigrazione. Innanzitutto con la fine del business che c'è stato sull'immigrazione e c'è tuttora, e che hanno creato le altre forze politiche che, avendo creato problemi, oggi ci promettono in modo, secondo me, poco credibile di risolverli. Siamo disponibili nel merito ad una revisione del regolamento di Dublino che pone stati come il nostro in una posizione geografica strategica con 8.000 km di coste in una condizione molto difficile e allora riteniamo che questo problema sia un problema europeo, che tutti gli stati che ne fanno parte e che attingono a fondi europei debbano porsi questa responsabilità e che ci debba essere un meccanismo di redistribuzione tra i vari stati, automatico e obbligatorio, dei migranti. Abbiamo nel nostro programma forti investimenti previsti su questo settore per consentire un'identificazione al cittadino extracomunitario in tempi rapidi, non nei 18 mesi attuali, ma basta un mese, e soprattutto per un messaggio molto chiaro: il clandestino che non ha titolo deve essere espulso e invece chi ha diritto di rimanere può rimanere. Questo perché c'è anche un problema molto forte di sicurezza. Noi abbiamo 490.000 circa immigrati clandestini in questo momento su un totale di 5 milioni di immigrati nel nostro paese. Abbiamo un problema di regole e dobbiamo passare anche da trattati bilaterali con gli stati che ci consentano i rimpatri, perché il rimpatrio vale per lo stato di provenienza, cioè lo stato di origine, cioè il cittadino deve ritornare, il cittadino extracomunitario, nel suo paese. Ma se prima non facciamo dei trattati bilaterali con questi stati, quindi, come vede, è un tema di politica internazionale, non si può affrontare dal punto di vista solo nazionale o provinciale, il rimpatrio diventa di fatto impossibile. Il lavoro, la disoccupazione resta alta, il lavoro è sempre più precario, le pensioni si allontanano. Che proponete? Noi siamo, da questo punto di vista, credo, il movimento che propone le iniziative più innovative. Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza, perché nello stesso disegno, qui c'è un pochino di disinformazione, vedo, nello stesso disegno di legge c'è tanto il reddito di cittadinanza per chi il lavoro lo perde, quanto la pensione di cittadinanza per le persone più anziane. Però vi venite criticate su queste due proposte, sia per il reddito di cittadinanza sia per le pensioni di cittadinanza, da chi dice: ma noi non vogliamo delle miserie, vogliamo un lavoro vero, vogliamo andare in pensione con quello che ci siamo costruiti durante la nostra carriera. Il problema non è dunque quello di garantire il lavoro e pensioni magari non così lontane? Naturalmente questo è un problema, e la politica, diciamo, del programma 5 Stelle è una politica che va vista negli anni. Io faccio un appello a tutti i cittadini che vogliano informarsi sul nostro programma. Questo è un cronoprogramma, cioè un programma molto ambizioso che va letto nei 5 anni o addirittura nei 10 anni. Ci sono dei punti strategici, compresi quelli che lei ha appena citato, che vanno visti nel lungo periodo. Però ci sono interventi immediati e anche dati certificati dall'Istat che ci dicono quanto costano questi interventi. Il reddito di cittadinanza, destinato a circa 9 milioni di persone, costa 17 miliardi, 14 miliardi per sostenere il reddito e 3 miliardi per sostenere i centri per l'impiego. Questi sono strumenti semplici. Il reddito di cittadinanza viene dato in misura diversa a seconda che si tratta di single, di coppia con figli minori di anni 14 o superiori di anni 14 o con uno o più figli. Vengono dati questi redditi non per stare a casa, ma per rimettersi in marcia, per avere la possibilità di formarsi. È stato anche previsto addirittura l'istituzione di un osservatorio per il lavoro che ci dica dalle categorie produttive quali sono, diciamo, i mestieri che servono, in maniera tale che queste persone possano formarsi e l'impresa le trovi già formate.